Dopo il consiglio comunale, dopo l'ultima seduta, la tassa di soggiorno, possiamo dire, diventa ufficiale, un introito importante per sopperire ad alcune mancanze economiche che sono ovvie del nostro tempo. Ma intanto dobbiamo dire che la tassa di soggiorno partirà da giugno 2019, ma sarà una tassa, voglio dire, cioè sarà utilizzata, grazie anche al patto del turismo, è stato fatto con la regione, al 100% per il turismo, per la nostra città, il 60% per la promozione, un 40% sarà una tassa di scopo utilizzata per manifestazioni o per strutture turistiche. Questo secondo me è un passaggio importante. Seconda cosa, c'è stato un grande lavoro da parte dell'assessore insieme a tutte le associazioni, soprattutto le che hanno partecipato, soprattutto quelle degli albergatori, dove si è confrontati, dove si è fatto un percorso comune. Dunque, a mio avviso, dal 2019 anche il nuovo assessore al turismo avrà una potenzialità maggiore rispetto a quella di oggi, perché potrà avere delle risorse da investire sulla promozione e sugli eventi, cosa che sino ad oggi con grande sforzo abbiamo portato avanti, ma per aprire nuovi percorsi era molto complesso. Ma questi fondi Sanremo può cambiare? Assolutamente, per dare a vedere Genova in questi ultimi anni, grazie a tassi di soggiorno, voglio dire, come è cresciuta, dunque sicuramente anche Sanremo può farlo ed è stato fatto proprio per questo scopo, per far crescere la città, per promuovere, ma soprattutto per portare più gente e più turisti nel nostro territorio.